Ciao ragazzi, ho visto che vi avete apprezzato tantissimo tutto il lavoro, proprio classicissimissimo, così oggi facciamo un bel lavoro di Total Body Power, dedicato ovviamente ai glutei, ok? Un bel 20 minuti di lavoro, mi raccomando, io preferisco sempre che fate un lavoro, diciamo, di riscaldamento di fluid prima di cominciare, proprio per avere un bel aiuto, però nel caso che state cominciando vi faccio comunque fare un po' di minuti di riscaldamento, ricordando sempre che il fluid ci aiuta a riscaldare tutto il corpo, non soltanto le gambe, ok? Prima di fare un bel lavoro, ok? Dobbiamo riscaldarci per permettere ai nostri muscoli di avere una bella elasticità, ok? Giriamo giù, portiamo la gamba in avanti, ginocchio sopra il tallone, allungo e scendo giù, bello tranquillo, ok? Allungo su, inspiro e scendo giù, ancora, allungo su e scendo giù, ancora uno. Ok, scendo giù, vengo su, tengo la posizione, 4, 3, 2, scendo giù con il ginocchio e ritorno su, giù con il ginocchio, torno su, ancora due, giù con il ginocchio su e giù e su. Passiamo dall'altra parte, giro, 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 ok? Mi porto il petto verso la coscia, inspirando. Espirando, srotolandomi in giù proprio per riscaldare, allungare, e scendo giù, ancora inspiro, e scendo giù, piego le gambe, stendo, vengo su, tengo la posizione, ok, allunga la gamba, allunga la gamba, allunga la gamba, poi scendo, 4, estendo indietro, 3, estendo indietro, 2, estendo indietro, 1, ok, di nuovo giù, torniamo, andiamo proprio in centro, cominciamo proprio a dondolare destra e sinistra, i piedi e le ginocchia sono sempre nella stessa direzione, il ginocchio sempre punta il dito medio del piede, grandi sorrisi perché andiamo a fare un lavoro molto efficace per le nostre gambe e i nostri glutei, proprio sentiamo le anche che si riscaldano, ok, bello tranquillo ancora. Respira, respira, portando calore nel corpo, calore nei nostri muscoli, ok? Ok, fate passare braccio destro indietro, apri la spalla, sempre rimanendo in plié, ok? Ok, poi passa l'altro braccio indietro, sinistro indietro, si incastra sulla gamba, e siamo sempre in plié, torno in centro, punto dei piedi in avanti, scendo giù. Ok, proprio un allungamento con la testa pesante, le spalle pesante, puoi anche giare poco poco, trovando di aprire le anche, trovare spazio, trovare calore, piego le gambe, vengo su, piano 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 su, ok, piccolo step touch, ok, lavoreremo proprio a circuiti, ok, 45 secondi di lavoro seguito da 15 secondi di recupero, a tre serie, ok? Cominciate a fare piccoli slanci indietro, controllando il movimento. Quando parliamo nel movimento, proviamo a pensare sempre all'energia, ok? L'energia del nostro corpo, ok? Che parte dalla testa e spunta fuori dei piedi. Non è moggio, non è, diciamo, morbido i miei movimenti, ma sono sempre con intenzione, ok? Il primo esercizio che faremo è da uno fondo a fare un calcio. Se è necessario potete prendere anche una sedia per avere un appoggio se vi sentite più sicuri, ok? Perché il movimento può essere leggermente destabilizzante. Continuiamo proprio il nostro riscaldamento. Ok, scendiamo giù. Portiamo le braccia di fronte. Poggio peso su i nostri taloni. E portiamo la destra che supera. Ok, piede sinistro, torsione, guarda in su, braccia vengono centrale e frontale, cambio dall'altra parte, ok, proprio guardando su, torsione di schiena, ritorniamo al centro e pronti per, prepariamoci per il nostro primo, diciamo, scatto. Saranno 20, 22, 23 secondi per gamba, sono 45 secondi totali, 5 secondi ancora, ginocchio sopra il tallone e uno fondo, ok, calcio e scendo, ok, spingendo dal tallone,
20 secondi circa per lato, ok, perché dobbiamo ovviamente cambiare lato, ok, per 45 secondi, scatto e scendo giù, pensando che lavoro più sulle gambe, ok, corre dammi ancora uno, cambia la gamba, ok, giù, su e giù, scatto e giù, su, giù, vai, e spinta, ancora 10 secondi, scendo e scendo, grandi sorrisi, ancora 3 secondi, ok, e relax, ok, 15 secondi, la prossima cross back squat, vuol dire che io porto le mie gambe indietro, incrociato, e lavoro sempre di tallone, busto in avanti, lavoro di tallone, ok, porta, gambe destra, sinistra, passo indietro, di nuovo, 20 circa secondi per lato, ok, giù, giù, spingi su quel tallone di sostegno, tallone di sostegno, busto molto in avanti, vedi che vengo in avanti con il busto, addominali tesi, sto provando di perforare, proprio spaccare il pavimento sotto di me, ancora 2 secondi, cambia, indietro, bello bassa, bello bassa, ok, giù, lavori su quel tallone, vai, 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 lavori su quel tallone, schiaccia verso basso, ok, questo è proprio un bel, non è anche total body, questo è proprio heat, dedicato ai glutei, continuiamo, 2, stop, 15 secondi, ok, eccellente, respira, bevete acqua se è necessario bere acqua, il prossimo esercizio è squeeze squat, squeeze squat è un movimento fatto di schiacciamento, divari con le dita, ginocchia seguono la punta dei piedi, è minuscolo, ok, sto lavorando sulla parte esterna del piede, ok, se guardate sono anche leggermente sollevate, come se stessi provando di sollevare e aprire sotto di me il pavimento, metti le mani sui glutei e senti come si fanno proprio una sorta di, non so come spiegare, uno schiacciamento, ecco perché si chiama squeeze, come se stessi provando di spremere i glutei, ok, come se fosse dei bellissimi arance, no, buccia arance non ci piace, che possa, peluche, sono nostra peluche, ancora 10 secondi, schiaccia i glutei, schiaccia i glutei, schiaccia, schiaccia, concentra, fai un lavoro concentrato, vedi che io non sto muovendo tanto, sto concentrando, uno, ok, scendiamo a terra, il prossimo è un esercizio proprio basico, un esercizio che mi piace moltissimo per i glutei. Ok, mettiamo le mani davanti, siamo in quadrupedi, pieghe la gamba su. Ok, comincio a schiacciare. Sai perché mi piacciono i classici? Perché funzionano. Mi piacciono i classici perché sono quelli che ti dà risultati senza mettere a repentaglio, diciamo, la struttura, la schiena. Notate bene che la mia schiena non si sta muovendo, ok? È il gluteo, gluteo. Contrago, contrago, la gamba che si muova, pronti per cambiare? Cambia. La gamba che si sta muovendo è perché il gluteo si sta contraendo, è chiaro? Ok, non mi muovere le gambe sperando di far contrarre il gluteo, è diverso. Entra nel lavoro, pensa che okay, il gluteo mi sta facendo il lavoro, perfetto, perfetto, lo sento, ok, così voglio, schiaccio, 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 relax. Rimaniamo qua. Finiamo la prima circuito proprio con alzati laterali, belli, classici, fantastici, ci lavorano molto sulla parte superiore del gluteo, stendiamo la gamba lateralmente, mi giro poco poco e 20 secondi per lato. La gamba deve essere perpendicolare, 90 gradi, ok, non me la portare le gambe indietro, sta qui, la punta verso basso, i talloni verso alto, 22 secondi a lato, continuate, ci mancano ancora 3, 2, cambia gamba velocemente, ecco, continuo, innalzare con la gamba, sentirai il lavoro e poi il nostro primo circuito sarà finito e poi ci mancano solo 2, ok, continuate, glute, glute, glute oggi, mancano 7 secondi, ti garantisco che domani mi ricorderai, relax, ok, 15 secondi di recupero, 30 secondi di recupero totale prima di ricominciare, ok, ci rimettiamo in piedi, prendete un po' di acqua volendo, ok, e prepariamoci per il nostro prossimo, diciamo, esercizio, in questi 20 secondi potete spingere pausa,
andare in bagno se dovete andare in bagno, non mi è importante, però le cose è di provare di lavorare molto intensamente e molto, diciamo, di concentrazione, perché concentrazione è quella che ci dà i nostri risultati. Allora porto la sinistra in avanti, cominciamo con l'altro lato questa volta, ok? State giù perché fa 5 secondi e ricominciamo con i nostri calci, che i calci sono quelli che ci fanno lavorare, ok? Su e giù, ok, vai e giù, vai e giù, eccellente, e do la spinta da questo talone e poi slancio la gamba, ok, sempre 20 secondi circa per lato, ok, concentratevi ancora 5 secondi questo lato, immaginate che state, cambia gamba, immaginate che state perforando il pavimento, ok, proprio con il tuo talone, ok, slancio e scendo giù, slancio, se è difficile mantenere l'equilibrio prendete un appoggio, tavolo, una sedia, ok, non abbiate paura di rendere il vostro lavoro più facile, ok, 15 secondi, rendere il lavoro più facile non vuol dire essere meno capaci, vuol dire essere più saggi, ok, perché preferisco una buona forma piuttosto di qualcuno che si fa male perché non ha, perché non si è dato una mano, ok. Gamba sinistra in avanti, la destra passa indietro, spingo verso basso, questo si chiama cross back squat. Il lavoro va fatto proprio sul tallone delle gambe anteriore, busto in avanti, è come se stessi inchinando di fronte alle regine di Inghilterra, ok? Giù, vai, ancora 3, 2, 1, cambio lato, passo indietro e affondo, vai, giù, giù, giù. Busto in avanti, continuo a fare questo inchino alla corte, come la chiamo anch'io, cross back squat o inchino alla corte, ancora 10 secondi, ok, siamo quasi a metà strada del nostro lavoro, perché ti ho detto 3 serie di glutei, stop, ok, respira, 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 lavora, 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 ok, eccellente ragazzi, ok, prossima è squeeze squat, bello semplice, non è molto larga, scendo giù, ok, da qui, come se stessi provando di aprire, dice, io provo di spaccare sotto di me il pavimento, ok, aprendo, lavorando sulla parte esterna del piede, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, e lo senti proprio il glute, ok, non spingendo verso giù, lavorando sulla parte esterna del piede, ah, e piccolo ma intenso, lavoro sul tallone, lavoro sulla contrazione dei glutei, lavoro sulla parte esterna del piede, ok, continuate a schiacciare, 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 continua, 8 secondi, 7 secondi, lo sentirai questo lavoro domani, ve lo sicuro che lo sentirai domani, stop, ok, riprendiamo i nostri tappeti, scendiamo giù per tornare a fare degli esercizi classici, ma è come il sugo del pomodoro, non passa mai di moda, ok? Sarà sempre solo perché sollevo, ok, sollevo la gamba destra, piede a martello, sto provando di lasciare l'impronta del mio piede sul soffitto, ok? Minuscolo, immaginate che la schiena ferma, addominali tesi, abbiamo la possibilità proprio di sentire il gluteo che muove la gamba e non la gamba che fa contrario il gluteo, cambia il ginocchio, su, schiaccio, 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 sto facendo un lavoro molto molto concentrato di quello che sto facendo, continuate così, dai dai dai, schiaccio ancora 10 secondi, abbiamo quasi finito il nostro secondo giro, la nostra seconda serie di esercizi, schiaccia, gluteo, gluteo, relax, recupero, se è necessario bere un po', bevete. Ok, pronti, ancora 9 secondi, poi andiamo a fare alzate laterali, ricordando che la gamba rimane a un angolo retto, 90 gradi, ok, vai su, ok, il tallone verso il soffitto, punti di piedi verso basso, provate di, se tu giri lo sguardo dovresti essere in grado di vedere il collo del piede, ok, ancora 9 secondi da questa parte, poi cambiamo il lato. Ancora, 2, 1, cambia la gamba, spostiamo la gamba dall'altra parte, angolo retto, comincio a sollevare, punto verso basso, più che possibile, tallone verso alto, più che possibile,
10 secondi e la nostra seconda serie di esercizio sarà fatto e avremo un bel po' di recupero. 3 e 2 e 1, relax. Ok, adesso 15 secondi, respira, prendete anche un po' di acqua se necessario, potete anche pausare, andare in bagno se necessario. Io sto sudando tantissimo, vuol dire che sta lavorando. Ok, 30 secondi, ritorniamo su in piedi. Ecco, eccellente. Per l'ultima serie, ok, sono sempre 5 esercizi, 5 minuti di lavoro, ok? E ripeto, questo va eccellente se volete abbinare alla fine di questo allenamento un po' di addominali, se volete mettere un fluid. Fluid secondo me è un eccellente sia come riscaldamento, sia come completamento di tutto quello che facciamo. Portiamo la gamba destra in avanti. Ultimo giro di gloria, la giro di gloria. Ok, continuiamo, salgo e scendo. Ok, ottimo ragazzi. Dai, questa è l'ultima volta oggi che vedrai questo esercizio. Ok, così dici, meno male Jill, però molto efficace per i glutei. Ok, 5 secondi ancora, poi cambiamo gamba. Ok, dammi ancora uno e cambio. Comincerai a sentire, diventa leggermente più difficile controllare i movimenti perché stai lavorando tanto. Ok, continuiamo, vai. Ricordate che dopo questo ci mancano solo 4 minuti per questo blocco di esercizi. 3, dammi ancora uno e 15 secondi. Ok, respira, cross back squat, la porteremo di nuovo la destra dietro avanti, la sinistra indietro, scendiamo, ok, giù, inchino alla corte, giù, concentrando il lavoro sul tallone, busto in avanti e continui a premere verso basso. Ok, vai, continuate. Pochi secondi, poi cambieremo lato, ok? È bello anche che è vero che stiamo facendo tanto lavoro, ma cambiamo più o meno ogni 25 secondi. Cambio. E giù. Secondo me la più difficile è la squeeze squat, perché entrambi i gambi hanno doppio appoggio che facciamo fino a fondo, busto in avanti. Spingo su quel tallone, dai. Come se stessi provando di perforare il pavimento sotto di te con il tallone. Metti la mano sotto il gluteo, senti che il gluteo va tesa, diventa sempre più tesa. Grandi sorrisi ragazzi, perché state facendo un lavoro per voi, ok? State facendo sempre qualcosa per il vostro benessere. Respiro, prepariamo per squeeze squat, punto leggermente divaricate, scendiamo, ok? Adesso pressione verso fuori, pressione sia sulla parte esterna del piede che il tallone, e come se stessi provando di aprire, vedi che esagerato qua sotto i miei piedi, però è importante che spingete e sentite che vanno in tensione i glutei. E siamo a metà strada, poi scenderemo a terra e finiremo il nostro allenamento bene, ma molto bene, ok? Ancora 17 secondi. La cosa bella è che sentirete anche il lavoro sui glutei, non solo sui glutei ma sulle gambe, che quando fai squat coinvolgi obbligatoriamente le cosce. Ok, ancora 4 secondi, 3, 2, 1 e su. Ok, adesso riappoggiamo giù per fare le ultime 2 esercizi. Guarda, la meta sta là, 2 minuti di lavoro e abbiamo finito. Ok, ci posizioniamo in quadrupedia, alziamo la gamba sinistra e gluteo. Ok, concentrato, come se stessi provando di lasciare l'impronta del tuo piede sul soffitto, né più né meno. Gluteo, schiaccio. Non innalzare il fianco rimane più parallelo possibile, ok? Con questo schiacciamento verso alto e cambio la gamba, continuo. Vai, schiaccio. Vedi che il gluteo si muove, ma la mia schiena no, ok? La schiena non si sta muovendo, sto lavorando soltanto con una piccolissima contrazione del gluteo. Schiena ferma, addominali tesi, i nostri fianchi parallele, mani sotto le spalle, recupero. Ah ragazzi, io sto sudando, non so voi, ma il lavoro si sente come? Ok, torniamo fuori. Ritorniamo partendo con la gamba sinistra, punto basso, tallone alto,
Ultimo, ultimissimo esercizio di questo allenamento, ok? Vai, vai, vai. Tira su per 25 circa secondi per gamba, 22 secondi per gamba. Ok, continuiamo su e giù. Vai, vai, vai. E abbiamo finito con questo blocco di lavoro. Allora, ancora 3, 2, cambia. Scatto finale veramente adesso. Ci siamo su scatto finale veramente, ultimissimi 15 secondi, poi passeremo magari agli addominali o lo stretching, o magari questo è l'ultimo allenamento tuo oggi e tu dici vado in doccia. Tutto bene, tutto bravo, tutto funziona. And stop. Wow, ragazzi, vi garantisco, domani sentirete questo lavoro. Complimenti, continuiamo sempre così di allenarci qui su Now. Giorno dopo giorno, la costanza è quella che ci premia e anche la semplicità a volte è quella che ci premia. Ecco perché mi piace a fare questi esercizi un po' old school, un po' vintage, ma belli, veramente esercizi belli. Vi voglio bene, vi aspetto domani o la prossima allenamento insieme su Now e passate una giornata figatosa. Ciao dalla Gina. Ciao ragazzi, andiamo a fare un bel po' di allenamento per gli addominali che includono ovviamente i nostri obliqui. L'obliquo è molto bello in quanto ti dà soddisfazioni, perché l'obliquo non ti stanca quasi mai, specialmente se fai torsioni in busto, magari quando stai side plank sì, però l'obliquo, se io faccio torsioni anche magari di fronte il televisore o seduto su una sedia, dovresti anche stare seduto su una sedia, e faccio 5-7 minuti di torsioni semplici al giorno, tu vedrai i risultati in 3 settimane, avrai punto vita più snello. L'ho fatto, rifatto in questa challenge veramente tante volte e te la posso garantire, stiamo parlando di centimetri, 2 centimetri, 3 centimetri. Quello che sempre ci premia è la costanza. Io non so quante volte io posso dire che con 5 minuti al giorno possiamo avere i risultati, ma è vero, specialmente quando parliamo di questi esercizi molto facili e molto lineari per il punto vita. Ok, adesso allunghiamo il braccio come se stessimo provando di raccogliere una mela. La spalle si inchinano, ma i fianchi rimangono prettamente fermi. Questo ci permette di andare proprio a stuzzicare o lavorare il nostro obliquo. E ripeto, non sentirai stanchezza, non sentirai acido lattico, ma se tu oggi ti prendessi un centimetro da sarta e ti misuri il vostro punto vita, fai questo video tutti i santi giorni per 3 settimane, fra 3 settimane avrai il punto vita più snello. Ed è un'opportunità non indifferente, perché avere sempre qualcosa che dà risultati è un modo per essere spronati per continuare, spronati per avere magari la voglia di continuare o la voglia di proseguire o la voglia di avere di più nel nostro corpo. E 2 and 1. Adesso vado a fare una sorta di, se vogliamo chiamarlo, Warrior 2, ok? Vado e torno, faccio proprio una torsione di busto. Ovviamente gli addominali devono essere tesi e non dobbiamo stressare le braccia. Se le braccia ti danno fastidio, potete anche tenere semplicemente il busto che va in dondolo. Stendo, torno, stendo e torno. Io parlo di esperienza perché comunque un po' per lavoro, un po' per stress, un po' per sovraesura, le mie spalle, i miei polsi erano dolenti, ma poi con fluid e con calma li ho rieducati. Puoi recuperare lo stretching, puoi recuperare la forma fisica, puoi recuperare la forza, il raggio articolare. Ok, ripeto, se ti dà fastidio lo fai senza allungare il braccio e cominci magari piano piano a fare piccole estensioni finché il corpo stesso dice sì, ok, accetto, questo va bene. Ancora 5 secondi, poi cambieremo, andremo dall'altra parte, cambio, vado dall'altra parte, e stessa identica gioco, ma dall'altra parte con, ovviamente, punto vita in attivazione, ok, e l'addome trattenuto, ok, tratteniamo le viscere, tratteniamo l'addome,
ma stiamo facendo torsione di busto, minuto per lato. E ripeto, questi sono esercizi che possono essere ripetuti anche quei giorni un po' più soft. Sai quei giorni quando dici, guarda, non ho una boia di fare chissà quanti allenamenti, fatto così, una cosa che posso portare a casa, un risultato, senza stressarmi anche mentalmente. Perché ci sono giorni quando siamo più stanchi e non dobbiamo assolutamente esagerare. Ci mancano ancora 10 secondi da questa parte, poi torniamo in torsione di busto con un knee up. Ancora per 5, and 4, and 3, and 2, and 1, giro, ok? Knee up e torsione di busto, ok? Il mio ginocchio, ok, sinistra, sale e ho una torsione di busto, destra, ok? Sempre un minuto, la torsione è quella che mi... si chiama la torsione o intorsione, però come torsione è quella che mi importa, giro, ok? Dando questo svitamento della parte superiore e la parte inferiore del corpo, girando, lavorando, spingendo. E ci abbiamo ancora 25 secondi e poi facciamo dall'altra parte. Il nostro allenamento dedicato a Punto Vita sarà fatto. Non serve tantissimo, 5-7 minuti sono più che sufficienti per darci i nostri risultati. La cosa bella è fare almeno 5 minuti al giorno. Ancora per 5. Ancora per 4, ancora per 3, ancora per 2, and ultimo, cambio, ultimo minuto. Gamba destra, torsione di busto, come se il gomito sinistro vuole baciarsi il mio ginocchio destro. Torsione, addominali tesi, e senti come si stessi massaggiando la diaframma, che il diaframma è subito sotto i nostri polmoni, diaframma è sotto le nostre costole, e facciamo questa torsione per sentire proprio questo movimento ancora per 30 secondi e poi avremo completato il nostro allenamento per Punto Vita oggi. Vado, giro e con tanta intensità, con tanta concentrazione, continuiamo, mancano ultimi 15 secondi, ricordate che l'addome deve essere tesa, ok? Proviamo di non perdere l'intensità fino in fondo, ultima 5, ultima 4, ultima 3, ultima 2 e ultima 1. Oh, eccellente, un altro allenamento fatto per il nostro Punto Vita. Vi ringrazio sempre per stare qua con me su Now, No Ordinary Workout, sempre in luoghi nuovi come gli studi di GM24 per cambiarci sempre in meglio. Vi aspetto al prossimo allenamento insieme.